solenne rito religioso in onore di Sua Eccellenza Graziani ad Aksum, la città santa della religione copta. Nello spiazzo verde che si apre dinanzi alla gradinata della chiesa Enda Mariam Sion, lo spettacolo offerto dalle danze ritmiche e dai cori dei monaci che trovano la loro origine nelle antiche danze del Tempio di Gerusalemme ci riportano a visioni di tempi remoti. Sotto un grande ombrellone rosso ricamato d'oro, il rappresentante del re imperatore assiste alla caratteristica cerimonia con a fianco il governatore dell'Eritrea e il commissario regionale. Dopo il rito della purificazione delle mani, Sua Eccellenza Graziani ha gradito l'omaggio di una pergamena e di una croce copta. Nel maggio 1937, la violenza delle autorità italiane si rivolse nei confronti dei conventi copti, centri tradizionali della cultura etiope e per questo ritenuti focolai di ribellione. Il caso più noto fu quello del convento di Debra Libanos, raso al suolo. Tutti i più alti dignitari del clero axumita sono stretti intorno al viceré, con i loro ombrelli variopinti, le caratteristiche mitrie, i ricchi mantelli ricamati, i tabernacoli intarsiati di pietre preziose, le campane, le croci e i pastorali. Una profusione di ori e argenti, accesi dal sole che inonda il recinto, per ascoltare le parole con cui il viceré prende atto dei sentimenti di devozione espressi dal clero ed assicura la chiesa di Aksum dell'interessamento e della protezione del governo italiano, suscitando il più alto entusiasmo e la maggiore gratitudine fra le comunità religiose radunate. Il 21 maggio a Debra Libanos furono passati per le armi 297 monaci e 23 laici. Il 26 maggio la stessa sorte toccò a 129 giovani diaconi. Complessivamente la rappresaglia contro la città conventuale sembrerebbe aver fatto tra i 1423 e i 2033 morti.